Visita 2012, seconda edizione, altro successo nel trionfo dei sapori forti per palati fini. A Montemarcone, nella raffinatissima organizzazione firmata Glema Deventi, associazione no profit e apolitica per la promozione di manifestazioni gastronomiche, sportive, ricreative, culturali, artistiche e musicali finalizzate alla solidarietà e alla beneficenza, Squisita ha riportato alla luce memorie, immagini, fragranze ed emozioni legate al nostro mondo contadino, in un legame forte, ancestrale e incredibilmente vivo, nel rispetto di chi ancora coltiva la terra, ci suda, alleva gli animali. Ecco allora la prelibata carne del vitellone bianco dell'Appennino centrale, indicazione geografica protetta, lavorato nei tagli meno conosciuti ma dai sapori sorprendenti. Di rilievo la partecipazione dei ristoranti L'Anfora di Atessa, Santa Chiara di Guardiagrele, dell'Unione Cuochi Abruzzesi. I vini? Spinelli, Val di Sangro, Coste di Brenta, squisiti, ovvio, anche i dolci. Ernesto rappresenta l'Anfora e quindi questa sera ha il compito di deliziare palati fini con gusti particolarmente forti e interessanti, no? Sì, beh, certo, questa sera proponiamo il tema è il vitello, quindi abbiamo fatto una degustazione insieme agli altri colleghi di un antipasto, un primo e un secondo. Noi ci occupiamo come ristorante L'Anfora di un secondo piatto, è uno stracotto di vitello con una mousse di sedano rapalo zafferano. Lo stracotto, quindi la morbidezza dello stracotto è il punto di forza. Sì, 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 proprio quello, una cottura molto lunga. L'abbiamo fatto al profumo di cerasuolo. Quindi abbiamo cercato modo di usare un po' i prodotti del territorio anche. Del nostro territorio, anche perché si tratta di un vitello di una razza particolarmente importante, perché è del nostro Appennino. E che taglio e che qualità? Ma noi abbiamo usato i tagli di spalla, quindi diciamo quelli che vengono considerati come secondi tagli, quindi parte della spalla, reale, girello di spalla e quant'altro, poi ovviamente ci sono vari pezzi, vari tagli eccetera. È una carne ottima, immagino. Squisita, squisita. È il TOC che rappresenta proprio la figura del cuoco, il signor Antonio Iezzi, che rappresenta in questo caso l'Unione Regionale Cuochi della nostra grandissima tradizione tutta abruzzese. Esatto, esatto. E cerchiamo di portare avanti quelli che sono i nostri prodotti della nostra terra con il cuore e con tutta la forza della nostra regione. D'altronde il detto di forti e gentili ce l'abbiamo nel sangue e cerchiamo di e portarlo anche dentro il piatto. Perché ogni piatto ha un sentimento di chi lo cucina. Sicuramente, sicuramente. Il piatto è simbolo appunto della trasformazione dal prodotto iniziale ad amarlo e a trasformarlo dentro il piatto con la propria personalità di ogni cuoco, di ogni professionista. E poi la soddisfazione di un professionista e di un cuoco è quella di trasformare i prodotti della nostra terra in prelibatezze. Ecco, quanti prodotti buoni abbiamo, quante specialità, veramente da fare invidia a tutto il mondo. Noi abbiamo la fortuna di avere la collina, il mare e le montagne, quindi immagini un po' le coltivazioni agricole, ittiche e di allevamento che si possono avere in questo nostro giardino abruzzese. È una regione che dà tantissimo, dall'olio d'oliva, pomodoro, al pesce, la carne, tutto, c'è il latte, c'è di tutto, troviamo, sì, e poi non da meno le scuole alberghiere di Villa Santa Maria e di Pescara. Famose in tutto il mondo. Che sono attualmente il promotore della nostra cucina, che porta avanti questa grossa passione. Il ristorante Santa Chiara di Guardiagrele è qui a Montemarcone con il boss, diciamo così, ma in senso benevolo, in senso benevolo, il signor Gino Primavera ai fornelli. Cosa state preparando di buono? C'è lo chef, le coordina Domenico, io sono un po' il coordinatore, sì. Che ci preparate? Prepariamo un piatto col quinto quarto, cioè con la lingua e con la coda della mucca, quindi a parti meno pregiate, perché non è vero che solo del maiale non si butta
niente, ma neanche della mucca, insomma, del vitello. Tra le altre cose, nel nostro mondo contadino c'è proprio questa abilità nel saper utilizzare tutti i pezzi e rendere piatti squisiti. Sì, no? Sì. Oltretutto questi pezzi dal punto di vista organolettico, il sapore, odore, sono tra i migliori, sono quelli un po' meno famosi, però questo non toglie che siano molto buoni. Beh, la coda alla vaccinara è famosa però. Certamente, non è un piatto nostro, noi abbiamo elaborato questa crocchetta con queste carni di quarta categoria, speriamo che piaccia al pubblico. Io veramente vedo la fila. Sì. La fila è un buon segno, sì, è un buon segno. Sì. Invece la lingua? Non la lingua, la coda, ho sbagliato prima, è la guancia. La guancia? La guancia, sì. La guancia anche essa è un taglio che oltretutto è molto morbido e quindi dà anche questo senso di morbidezza all'interno della crocchetta, è anche un sapore un po', c'è un po' di gelatina, quindi anche un sapore un po' più gradevole, più palatabile. Con il vice sindaco, per tenere a battesimo questa seconda edizione, sempre più interessante, più raffinata, più saporita, ma diciamola tutta, più squisita. Sì, un bellissimo evento, quest'anno stiamo al secondo appuntamento promosso dai ragazzi qui della zona che curano sempre con i maggiori particolari possibili questa manifestazione che ricorda appunto le nostre origini. Quindi veramente credo che sia una bellissima serata, l'affluenza è altissima e quindi penso che sicuramente sarà positiva e che darà maggiore entusiasmo ai ragazzi anche per le prossime edizioni. Squisita anche come la birra, e ne parliamo con Alessandra che sta fornendo la serata, impreziosendo la serata anche della preziosissima e bionda birra, ma non solo. No, non solo bionda, ci sono anche le birre rosse, ci sono anche le birre more. Come te. Sì. Sì, diciamo che la scelta è vasta per accontentare un po' tutti i palati. E si abbinano le birre con tutti i tipi di piatti o solo con quelli di terra? No, certo, si abbinano con tutti i tipi di piatti, per esempio abbiamo una birra bianca che può essere benissimo abbinata con il pesce, perché la birra, diciamo che adesso si adatta a tutto, certo. Per il companatico ci vuole assolutamente il pane per accompagnarlo, vero? Ma ci vuole il pane, ma quello pane, serio, pane. E i segreti di un buon pane quali sono, signor D'Alessandro? La prima cosa. La serietà e basta. La farina perché? Perché la farina è la materia prima. Quindi che qualità deve avere la farina? Dipende dai grani, prima cosa. E poi bisogna comprare le farine buone, farci le analisi e tutto quanto quello che serve. Farine anche locali? Una prelevitazione. Perché il pane vuole tempo, il pane. Normale. Poi se dobbiamo fare il pane alla buona, imbastiamo direttamente farina e via, esce così. Esce. Invece il suo pane com'è? Questa è prelevitata, è farina di un certo livello, è buono. Per squisitezze dolci e salate, sì, salato un assaggio, e come dolce questa sera presentiamo il fiadoncino dolce di ricotta. Ah, fiadoncino dolce? Ricotta e cioccolato, sì. Quindi una rivisitazione del tradizionale classico fiadone. E la gente che dice? E pare che sia contenta, a prezzi. E poi sono pure i bocconotti? Sì, in vendita abbiamo le nostre specialità, bocconotti classici, misto Nutella, misto frutta. La verità, la gente cosa preferisce, soprattutto l'estate? Il bocconotto alla frutta. Squisitezze di dolci, addirittura torte nuziali, confetti, soprattutto all'insegna del dolce tradizionale, o no? Parliamo con Mille Voglie, pasticceria di Monte Marconi di Atessa. Sì, certo, sono dolci tipici della nostra zona e
Niente, non siamo... Che caratteristiche hanno, ecco, il dolce tipico? Diamogli una definizione. Ma sono sicuramente nutrienti, sani, ecco, non abbiamo, non utilizziamo assolutamente prodotti strani, ecco. Sono... E poi cioccolato, mandorla, quali ingredienti? La mandorla innanzitutto, ci sono dolci, adesso non, ovviamente il periodo estivo non... Però abbiamo un dolce che facciamo particolarmente il periodo di Natale, che è il cervone, è un dolce tutto di mandorla, tipico della nostra zona. Lei ha parlato dell'estate, ma all'estate si consumano dolci? Oddio, con la crema forse un po' meno, più un dolce, più i biscotti, la biscotteria secca, però si consuma anche d'estate, comunque le torte, c'è sempre un'occasione per festeggiare. E poi è il piatto che decide quale vino, da quale vino farsi accompagnare. È in Squisita 2012, offrite vini chiaramente della nostra tradizione, no? Certamente. Quali sono? Beh, stasera abbiamo un pecorino, un Cerrasolo Terra d'Alice e il Monte Pulciano d'Abruzzo, che non manca mai. La gente quale sta scegliendo? Tutte e tre, diciamo. Ma diciamo tutte e tre, però il Monte Pulciano d'Abruzzo, anche se fa caldo, va sempre meglio. Che si accompagna benissimo con quei piatti di carne che Il Cerrasolo anche va alla grande questa sera. Come definisci i vini d'Abruzzo? Quanto ti piacciono? Ma io non bevo tanto il vino, però sono, secondo me sono gli ottimi, sono i migliori. La gente come li valuta? La gente valuta... Non so, forse per nome, però comunque sono attenti. Ma diciamo comunque che quando si fa un goccio, poi se ne fa un altro. Si fa un goccio, si fa un altro e poi si prende la bottiglia. Beh, a Squisita c'è Americo Pellegrini, che non ha bisogno di presentazioni, che è un buon gustaio, dal palato fine, non solo per il calcio, ma anche per la buona tavola e il buon vino. Conferma? Soprattutto. Buonasera comunque. Buonasera Presidente. Io per il vino sono un sommeliere, pertanto sono uno non solo di buon palato, ma anche un po' di esperienza nel campo del vino. Per quanto riguarda il cibo, tu sai che un sommelier deve conoscere il cibo solo come la vina, pertanto adesso mi gusterò fra questi tavoli, fra questi giri, questa specialità che hanno preparato. E un'altra cosa Presidente, lei è contento di vedere tanta gente che ragiona col palato e anche con la testa? Ma soprattutto io mi fa piacere di questi giovani che hanno creano questi eventi come la festa del contadino, che diventa sempre più importante. Questi ragazzi hanno fatto questa associazione ed è apprezzabile, perché lavorano senza scopo di lucro e ci fanno assaggiare tramite i ristoranti che aderiscono, tramite le cantine che aderiscono, e ci faranno assaggiare delle squisitezze che io ancora non assaggio, perciò aspetto. Il vitello dell'Appennino, la nostra razza appenninica, proprio abruzzese, dell'Appennino centrale, quindi meglio di così? La brunetta. Esatto. La famosa brunetta. Come la Toscana bianca, dove abbiamo la fiorentina e le cose, no? E non come l'ex ministro, questa brunetta non c'è. No, sì. Quella è una mezza porzione, qua mangiamo porzioni intere. Squisita 2012 ha ospitato inoltre Buon Gusto per un'anteprima dell'evento previsto a Gesso Palena a settembre. Buon Gusto sostiene da anni la valorizzazione di tutti i prodotti caseari abruzzesi, un fine comune con Glemad Eventi, con la volontà di diffondere e sostenere le nostre risorse. A Squisita 2012 con Buon Gusto, che non è Fred ma è qualcos'altro. Ne parliamo con Lino Olivassi, perché si vuole ribadire con forza la nostra tradizione enogastronomica. E nello specifico Buon Gusto cos'è? Allora, Buon Gusto è un progetto di valorizzazione dei prodotti caseari abruzzesi. È un progetto nato nel 2006 grazie all'Associazione Regionale Allevatori, che ha messo insieme le aziende produttrici di latte, che trasformano il proprio prodotto e diciamo, ci rendono poi la possibilità di avere questi squisiti prodotti caseari. Ecco, in questa occasione la possibilità non solo di assaggiare ma anche di osservare, di vedere. Sì, allora in questa occasione noi facciamo un'anteprima della settima edizione che si svolgerà a Gesso Palena l'8 e 9 di settembre. E in questa occasione, oltre che presentare i prodotti caseari delle due aziende rappresentate, avremo delle caseificazioni in diretta. E questa è la giuncata, è vero, in pochissimi minuti la trasformazione dal latte in questa che è la prima creatura che nasce, no?
È la prima fase della trasformazione del latte praticamente. Abbiamo scaldato il latte a 38 gradi perché è la temperatura fisiologica della vacca, quindi abbiamo riportato a quella temperatura, abbiamo aggiunto il caglio e dal contatto tra il caglio e il latte si solidifica e si trasforma nella giuncata praticamente. E che la gente può apprezzare. Certo, come no, come sta facendo adesso. E non è passata inosservata Brunetta, mucca da latte che ha incuriosito soprattutto i più piccoli, si è fatta accarezzare e fotografare, grande star della serata. Il latte fumante dal sapore insolito e caratteristico è stato distribuito a tutti coloro che lo hanno richiesto. Tomorrow you and me on the beach e ci portiamo pane e salcicci. Oh yes amore, my love, thank you, ma da che la sera chi t'ha visto in più. La notte fonda la luna in cielo, ma guarda che cielo che c'è. Ecco Pasquale, che è un giovane allevatore e che ha portato in occasione di squisita una vacca che è Brunetta. Sì. Ma diciamo che Brunetta non è solo il nome di battesimo, ma anche un... Riferito alla razza. Riferito alla razza. Sì. Che caratteristiche ha questa vacca? Allora, questa è una bruna alpina, è una vacca di duplice attitudine, sia per il latte che per la carne. E... niente di che. Ma io sto vedendo che riscuote particolare successo, perché i ragazzi, i giovani, mi sembra di intuire che forse la vacca l'hanno vista solo in televisione. Hai mai visto una vacca dal vivo? Sì. Già l'hai vista altre volte? Sì. A me c'è la mia cugina. Ah, c'è la tua cugina una vacca? Tua cugina è una vacca? No, c'è la mia cugina. Okay. Allora avevo capito male. Comunque grande curiosità per vedere dal vivo questo splendido animale che è la base della nostra alimentazione. Sì, infatti. Quanto latte produce? Questa qua sono i 15-20 litri al giorno. Al giorno? Sì. E poi che destinazione hanno, per il consumo proprio pieno oppure per la trasformazione, caseifici? La trasformazione, caseifici, sì. Noi produciamo solo latte per i caseifici. Quanto vive? Quanto? Quanti anni vive? Quanti anni vive? Una quindicina d'anni. A pieno regime, sì. Però fai la festa prima? Beh, dipende, sì. Va bene, la gente che domande ti fanno? Ma sei incinta, questa è la curiosità maggiore. È incinta? Sì. Ah, incinta? Sì, di 6 mesi. Di 6 mesi e produce un solo vitellino? Sì. Un solo vitellino. Brunetta allora? Sì. Ci parli ogni tanto, i confidi con lei? Non c'è un rapporto intimo stretto? No, no, anche perché... un rapporto di lavoro, diciamo. Sì, ce ne abbiamo parecchie, quindi... Quante ce n'hai? Ce ne abbiamo 70. Quando dice porca vacca ti arrabbi? Sì. Amico anche di questa parte d'Abruzzo? Eh beh, certo, amico intanto perché sono di qui, insomma, di qua vicino, e quindi vengo sempre volentieri. Poi c'è un grandissimo amico che è Enrico Bevilacqua, che stasera suonerà e suoniamo anche insieme, fa parte della mia band, quindi sono venuto a trovarlo. Ho unito poi il piacere di ascoltare buona musica col piacere della tavola, quindi. Da sei ancora legato tu alla campagna e alla terra? Assolutamente sì, i miei genitori, mio padre è di Loreto, insomma Loreto Abruzzino, quindi più vino e olio. Vino e olio, più campagna di così, insomma, quindi. E poi la cosa bella che io, girando un po' ovunque, insomma, in giro per l'Italia e non solo, la cosa che mi dicono tutti: ma quanto si mangia bene in Abruzzo? E quando parliamo di cucina parliamo poi dei piatti, quelli più tra virgolette della tradizione più povera, che sono quelli che poi adesso sono stati anche recuperati, e quindi sapori, insomma, dai legumi eccetera eccetera, e quindi sono felice. Io mi faccio promotore, tu lo sai, insomma, quando sono in giro parlo della mia terra e della mia cucina, insomma. Benissimo. Hai assaggiato qualcosa? Non ancora? Ancora no, infatti. Perché? Infatti se stringi, perché devo andare a mangiare. E l'ultima, perché venire a vederti? Ma perché lo spettacolo è bello, sarà l'unica tappa abruzzese, perché abbiamo fatto 150 repliche, insomma, in giro per l'Italia, e io interpreto Don Rodrigo, Promessi Sposi, è uno dei testi più odiati dai ragazzi, noi stiamo cercando di farlo amare e ci stiamo riuscendo, quindi a Pescara, e, insomma, 20 e 21 luglio, lo ricordo, prezzi popolari, uno spettacolo bellissimo e irripetibile, quindi vi aspetto. Allora, si sta facendo crescere la barba proprio per un aspetto più truce come quello di Don Rodrigo, grazie a Gio Di Tonno. L'unica cosa, questa sera è una serata dedicata al vitello dell'Appennino, quindi piatti forti, peccato che non vanno d'accordo col tonno. Assolutamente no, io sono un uomo di mare però. Grazie Gio.